che passi a parlare è Paolo Izzo. Paolo? Sì. Tieni un secondo la giacca. E stiamo avvicinandoci all'una e mezza, possiamo 3 minuti? 3 ce la fai? 4 dai. 4. Allora, buongiorno a tutti. Paolo Izzo, membro individuale della Galassia Radicale, direi. E ringrazio Alessandro Magno perché ci ha invitati insieme anche a Maria Laura Turco per il nostro impegno in favore della direttiva Bolkestein. Vi richiamo alla direttiva Bolkestein e di applicazione della stessa. Ha fatto il superamento di pro e contro. Vi aggiungo che noi abbiamo fatto una serie di iniziative, un'iniziativa locale è assolutamente necessaria per poter poi espandersi a livello nazionale e quindi poi andare a finire sull'Europa. Abbiamo fatto iniziative con i cittadini, prevalentemente, perché da radicali noi siamo in mezzo ai cittadini, a raccogliere le loro sottoscrizioni. L'ultima cosa ottenuta, per esempio, è finalmente in applicazione di una legge regionale la pubblicazione delle concessioni balneari di Ostia, che tanto era stata invocata. Siamo anche adesso in confronto con il Movimento 5 Stelle, che come al solito cerca di mettere il cappello su iniziative altrui e dandoci anche insultandoci pure dal sito di Bertellino. Questo per dire cosa? Abbiamo sentito parlare di Stati Uniti d'Europa, all'inizio anche Nicolò Rinaldi l'ha citato, è chiaro che quello è l'ideale, ma noi con questa significativa battaglia che stiamo conducendo a Ostia riteniamo che sia il salvataggio poi della resa che può avere la difesa del domani, per esempio marittimo e non a livello nazionale. E quindi questa cosa qua, vi faccio un esempio, Scagliola in Liguria ha detto, non è lo stesso Scagliola che viene detto subito, ha detto che finché c'è Toti in Liguria la Bolkestein loro se ne fregano, insomma, sostanzialmente era questa l'espressione. Quindi ecco, per poter fare gli Stati Uniti d'Europa bisognerebbe superare il regionalismo, il localismo, eccetera. Noi facciamo un percorso inverso, dal localismo estremo cerchiamo di arrivare a questa cosa e qualche risultato lo stiamo ottenendo, quindi significa che mettendosi a disposizione anche dei cittadini per informarli e per fare in modo che sappiano quali sono le regole che non sono rispettate, possiamo avere un risultato. E lo possiamo avere anche nei confronti dell'Europa, perché, come sottolineava Medaro Turco, la pronuncia della Corte di Giustizia Europea proprio sul tema delle concessioni e sul fatto che sono state prorogate indebitamente, secondo noi, fino al 2020, quando dovevano finire nel 2015, una volta che dovesse essere resa effettiva, cioè se la pronuncia sarà contro la legge italiana, noi andremo incontro a una nuova procedura di infrazione. Vi ricordo, molti di voi lo sapranno già, che sono attualmente 89 le procedure di infrazione combinate all'Italia dalla Commissione europea e che dal 2003 a oggi queste procedure di infrazione ci sono costate già 183 milioni di euro. Questo per darci il quadro di come non è che sbagliando a livello locale poi non ci sia una risonanza appunto europea. Grazie a voi per l'ospitalità. Thank you.